vicinanza, partecipazione e solidarietà, con tanti palloncini azzurri e cattedrale illuminata di blu. Teramo ha aderito così all'iniziativa mondiale di sensibilizzazione all'autismo che ieri ha visto sfilare lungo il centro storico un suggestivo corteo colorato a cui hanno preso parte, oltre ai ragazzi autistici e ai loro familiari, i ragazzi del Teramo Calcio, i dirigenti, i giovani di Mix Factor e gran parte delle associazioni del teramano. È che le famiglie dei bambini e degli adulti autistici hanno bisogno di sentirsi accompagnate, comprese. L'autismo è una malattia in incremento pauroso. Oggi si pensa che un bambino su 80 nasca con queste problematiche. Da poco sappiamo che è un problema genetico, che nulla ha a che fare con la psichiatria, nessuna è la responsabilità delle mamme come prima si pensava, è un problema che può toccare purtroppo qualunque famiglia. Ecco, noi vorremmo che ognuno adottasse, seppure per qualche minuto, per un'ora, per un giorno nella sua vita, una famiglia autistica, sostenendola come può, con un'ora di ascolto, con un'ora di attenzione per un bambino, in qualunque modo, per alleggerire questo carico emotivo e anche di fatica fisica così importante. Applauso alla bellissima Teramo.